una giornata fantastica, un pubblico straordinario, una location unica al mondo. Ci prepariamo davvero ad una giornata meravigliosa. Io sono irpino, quindi sono emozionato a prescindere perché sono in Irpinia. Quando poi l'Irpinia riesce a rappresentarsi in questo modo, che è davvero spettacolare, io non sono orgoglioso, sono di più, sono davvero felice di essere nato in questa terra. Innanzitutto io faccio i complimenti all'organizzazione, alla Fondazione Avella Città d'Arte e anche a voi Bassirpinia, che avete dato una forte mano e collaborazione, insomma, per questo evento. Noi siamo ad oggi a circa, insomma, in 3 anni siamo a circa 18.000 visitatori qui ad Avella. È un record assoluto e non è finita qua, perché è da qui che si parte, è da oggi che diamo ovviamente un segnale forte, ma lo diamo come mandamento di Baiano, come area anche nolana, perché qui ci sono scuole che vengono da Nola. Incominciamo a far conoscere alla nuova generazione i beni archeologici che ci sono qui in questo paese. Noi di cammino ne dobbiamo fare tanto, perché dobbiamo recuperare tutto il tempo passato e con grande velocità. Ci vuole l'entusiasmo di tutti, e c'è, e lo devo dire veramente che noto un entusiasmo da parte di tutti, non solo gli amministratori, i sindaci e ovviamente le istituzioni, ma le associazioni, la fondazione, tutti i giovani che si emozionano nel vedere persone qui che vengono a vedere i nostri siti. Ci sono grandi investimenti nel nostro paese a breve, quindi porteremo finalmente Avella in un circuito, credo e spero, oltre regionale. Grazie. È stata un'emozione che ce la siamo procurata, in quanto la Fondazione Avella Città d'Arte ha invitato il Comune di Speruna ad aderire all'iniziativa, e di buon grado noi abbiamo accettato, facendo sì che gli assessori del Comune devolvessero la propria indennità di carica per pagare il costo del biglietto d'ingresso a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie e garantire loro anche il trasporto. Ritengo, e abbiamo ritenuto con la mia giunta, che forse siffatte opere debbano rivivere giustamente, animate da spettacoli ludici per i quali all'epoca furono, diciamo, pensate e furono costruite. E penso che offrire agli alunni uno spettacolo gladiatorio in un'arena dove in passato ciò è accaduto veramente sia un'esperienza unica, indimenticabile, da non perdere.